Nell'Ayurveda, che è la medicina indiana, si parla di tre energie, tre tipi di costituzioni che formano ciascun individuo. Queste energie si chiamano Vata, Pitta e Kapha. Noi siamo una mescolanza di queste tre energie e la variabilità, le differenze da individuo a individuo dipendono da come queste energie sono combinate, quindi in che percentuali, in che grado ciascuna energia è presente in noi. In generale, l'Ayurveda dice che noi stiamo bene quando c'è equilibrio, quando c'è armonia tra queste tre energie. Invece, quando una di queste o due di queste non sono equilibrate, c'è un aggravamento su una di queste energie, quindi c'è squilibrio. E lo scopo è quello di trovare dei sistemi per tornare all'equilibrio. Siccome è un approccio olistico quello della medicina indiana, per tornare all'equilibrio bisogna guardare un po' tutto lo stile di vita, quindi dall'alimentazione alle nostre abitudini, all'ambiente in cui viviamo, alle persone con cui interagiamo. Perché comunque noi innanzitutto non siamo mai separati dal cosmo, quindi comunque anche l'ambiente influenza noi e noi influenziamo l'ambiente. E poi soprattutto se c'è uno squilibrio, non si agisce con una pillolina su quello pensando di eliminarlo, ma si agisce davvero su tanti fattori, sull'orario in cui andiamo a dormire, sul nostro stile di vita, appunto, come dicevo, su quello che mangiamo, su tante tante cose. Questo è un po' il senso degli approcci di tipo olistico. Per cui seguiranno dei video in cui cercherò di spiegarvi quali sono le caratteristiche principali del Vata, quindi com'è la persona di tipo Vata, anche se non esiste la persona di tipo Vata. È una descrizione ideale, nessuno di noi è Vata al 100%, però quali sono le caratteristiche del Vata, quali sono le caratteristiche della persona Pitta e quali sono le caratteristiche della persona Kapha? Così potremo capire queste tre energie se e in che misura sono presenti in noi e dove eventualmente abbiamo degli squilibri da sistemare, anche come potremo poi andare appunto ad equilibrare laddove serve. Vi ricordo che queste tre energie o tre costituzioni sono formate dai cinque elementi. Il Vata è composto da etere e aria, il Pitta è composto dal fuoco, dall'elemento fuoco, e il Kapha è composto da terra e acqua. In base agli elementi, appunto, da cui le energie sono composte, queste energie avranno determinate caratteristiche e cercherò di rendervele, diciamo, più alla portata di noi occidentali, più concrete, nei prossimi video, dandovi delle descrizioni di queste energie, magari con qualche esempio, perché se vi dico secco e ruvido, magari non capite subito, per noi occidentali sono dei concetti comunque un pochettino strani. Quindi proviamo ad avere un approccio che consenta anche a noi occidentali di andare subito a individuare in una persona quali sono le energie presenti. Per questo video è tutto. Quindi ci vediamo ai prossimi video sull'Ayurveda. Ciao a tutti!